Eccoci, allora, di nuovo buonasera. Allora, questo è il quarto incontro di una serie di 10 incontri che abbiamo iniziato a fare già dal 25 di giugno. 10 incontri sulla competenza informativa. Sulla competenza informativa nella scuola, tra scuola e biblioteca. Quindi il focus è sulla scuola, su quella fascia di età che va da, diciamo, da 0 a 19 anni, ecco, mettiamoci anche i più piccoli, piccolissimi, comunque possiamo tranquillamente considerare alcune cose valide sin dalla scuola dell'infanzia. Ogni laboratorio è indipendente, autonomo, abbiamo detto, dura una novantina di minuti e ha una sua specificità, alcune cose naturalmente ogni volta si ripeteranno. Dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista dei contenuti, dal punto di vista concettuale. Quindi si tratta di avviare dentro la scuola, diciamo, un percorso didattico con bambini, alunni, studenti, che metta al centro l'apprendimento della competenza informativa. Naturalmente non è che bastano 10 incontri da 90 minuti per noi formatori, come dire, per sentirci sicuri e pronti di affrontare una sfida del genere. E neanche basterebbero 10 laboratori fatti con i ragazzi per renderli abili, come dire, ad affrontare le sfide della società dell'informazione. Questi incontri sono propedeutici, sono degli esempi, delle lezioni simulate, che ci possono dare qualche spunto, poi ognuno di voi smonterà e rimonterà quello che ha preso a piacimento e creerà il suo percorso nella sua situazione. La nostra provenienza è davvero diversa, c'è chi viene da tante altre città, insomma, italiane, non solo da Pesaro, fa mestieri diversi, tipo l'insegnante, l'educatore e la bibliotecaria, appunto, la bibliotecaria perché siete tutte donne, è bibliotecaria però non solo nelle biblioteche pubbliche, ma anche nelle biblioteche universitarie e anche in altre strutture. Quindi è davvero molto varia la platea. E va bene, va benissimo, questa cosa l'abbiamo sin dall'inizio pensata così, cioè bisognava proporre delle pillole, dei percorsi, un percorso propedeutico che fosse trasversale. Allora, il primo incontro, vi ricorderete chi c'era, era dedicato ai quadri di civiltà. Un quadro di civiltà è, come dire, raccoglie gli elementi caratteristici dell'esperienza umana di gruppi umani che hanno, come dire, vissuto in determinate epoche, hanno caratterizzato la loro vita appunto per l'uso o meno di certi strumenti, di certi atteggiamenti, comportamenti, culture. Nel nostro caso, l'indicatore di civiltà che abbiamo utilizzato in quel laboratorio era il libro. Il libro è un indicatore di civiltà perché, appunto, sappiamo bene, ogni epoca ha avuto i suoi tipi di formati, le sue forme espressive. Oggi siamo nell'epoca digitale, naturalmente dobbiamo fare i conti con il libro digitale. I Sumeri avevano il libro d'argilla e si arrangiavano, insomma, con quello. Bene, il primo laboratorio era questo, il secondo dedicato alle fonti informative da utilizzare a seconda del bisogno di approfondimento, del bisogno di ricerca. Noi abbiamo lavorato sulle enciclopedie e sui dizionari. Perché? Perché storicamente sono quegli strumenti che, perlomeno negli ultimi 400 anni, forse qualcosa di più, hanno rappresentato tutte le volte che qualcuno si poneva una domanda, un possibile strumento per la risposta. La risposta è naturalmente a carattere generale, però appunto abbiamo ritenuto importante, riteniamo importante sin dalla prima infanzia, introdurre questi strumenti nelle pratiche di apprendimento dei bambini, perché tutte le volte che gli assegniamo una ricerca non è possibile che i ragazzi e i bambini non abbiano, come dire, delle procedure. Certo, non sono le uniche, però non abbiano delle procedure in qualche modo sperimentate che siano funzionali a quel bisogno di ricerca, a quel bisogno di soddisfazione. Quindi, terzo appuntamento invece l'abbiamo dedicato all'analisi e alla sintesi del testo. Analisi e sintesi del testo perché? Perché se vogliamo capire qualche cosa, vogliamo comprendere qualche cosa, farlo nostro, agganciarlo, ancorarlo alle nostre conoscenze pregresse e farne, come dire, materia di innovazione, di creatività,
di risposta, di soluzione ai problemi, abbiamo bisogno assolutamente di analizzare e sintetizzarli i testi. Abbiamo visto dei software che sono disponibili online, proprio come dire, adatti a questo bisogno di analisi e sintesi. Oggi l'incontro è focalizzato invece sulle fonti informative in generale, cioè quello che poi i bibliotecari utilizzano correntemente tutti i giorni, quello che anche gli insegnanti usano correntemente tutti i giorni, però spesso senza una consapevolezza per quanto riguarda i bibliotecari degli aspetti didattici da utilizzare per poter rendere, come dire, fruibili le fonti informative ai loro utenti in tutta la loro complessità, mentre da parte, diciamo, degli insegnanti ha una grande consapevolezza didattica, pedagogica, poi dopo di fatto corrisponde spesso una conoscenza, diciamo, poco strutturata, rispetto al funzionamento della filiera documentaria, della filiera della conoscenza trasmessa, riprodotta, riutilizzata, tramite supporti informativi. Quindi oggi tenete conto che io, come al solito, vi faccio degli esempi, ma prima naturalmente faremo un po' di brainstorming, poi vi farò degli esempi, e naturalmente in intervallo, diciamo, questo tipo di pratica con delle meta-riflessioni, no? Perché sappiamo benissimo che abbiamo, noi come formatori abbiamo bisogno comunque poi di ricontestualizzare continuamente quello che impariamo. Quindi le meta-riflessioni non sono poi necessariamente quello che andrete a fare con i vostri ragazzi. Tecnicamente alcune cose sì, le potrete tranquillamente replicare così come ve le faccio vedere, e magari anche meglio, perché poi io alcune cose le conosco giusto, proprio l'indispensabile, mentre le metariflessioni dovranno essere poi calibrate appunto sull'età dei vostri allievi. Quindi vi ricordo un'ultima cosa: chi volesse l'attestato deve scrivere alla collega Ninna, lo scrivo qua nella chat, ninna.cabiddu@comune.fano perché io sono abituato a Fano, comune.pesaro.piu.it. ninna.cabiddu@comune.pesaro.piu.it. Chi volesse l'attestato di questo incontro o anche degli incontri precedenti a cui ha partecipato può benissimo chiederlo alla collega. In ogni caso, stiamo anche registrando questi incontri, quindi saranno prestissimo, spero, disponibili sul canale YouTube del Comune di Pesaro. Quindi chi volesse anche riguardarsi le lezioni a cui ha partecipato o riguardarsi alle quali non ha potuto partecipare, insomma, cerchiamo di mettere a disposizione il più possibile tutto l'armamentario che stiamo producendo. Adesso iniziamo la lezione. Come di consueto vi faccio fare un piccolo esercizio su una piattaforma che qualcuno di voi già conosce. Allora, vado intanto in condivisione del mio schermo e vi porto naturalmente sul mio browser, nel quale inserisco questa parola Mentimeter. Cos'è Mentimeter? Abbiamo detto un software per fare delle presentazioni online, per fare dei piccoli sondaggi, piccoli o grandi sondaggi, e quindi per interagire con il proprio pubblico, quindi gli allievi o gli utenti che siano, a distanza, ma in realtà può essere anche utilizzato in presenza in un'aula che abbia una LIM e i ragazzi abbiano dei dispositivi appunto digitali, tablet, telefonini, computer, qualunque essi siano. Ecco, come funziona questa applicazione? Facile, è molto facile, è gratuita nella versione, diciamo, di base. Funziona in questo modo, che io ho creato una
una pagina in cui compare una domanda. La domanda è: come si svolgeva la lezione di storia della rivoluzione? Adesso vi spiegherò un po' meglio, ve la spiego un po' meglio questa domanda. Non potevo scriverla tutta per esteso, se no avrebbe occupato tutta la slide. Intanto però vi rendo, come dire, edotte rispetto alle modalità di funzionamento. Voi dovete aprire sul vostro browser una nuova scheda e inserire come indirizzo www.menti.com. Lo trovate scritto qua in alto. Adesso, ecco, www.menti.com. Una volta che siete dentro, avete trovato l'applicazione, dovete inserire questo codice 618446. Allora, adesso io lo faccio anche insieme a voi per esemplificazione e facciamo in questo modo. Allora, apro una nuova scheda sul browser, scrivo www.menti.com, do invio e mi compare, ecco, questa casellina in cui devo inserire il codice. Quello che trovate 1, 2, 3, 4, 5, 6 è finto. Quindi incollate il codice 618446 e cliccate su Submit. Allora, se voi siete riusciti a fare questa operazione, molto presto dovreste riuscire a vedere sulla pagina che sto presentandovi io i risultati delle vostre risposte. Le risposte devono essere date a questa domanda. Allora, come si svolgeva la lezione di storia della Rivoluzione francese quando andavate alla scuola superiore? Che cosa ricordate di quello scenario? In termini di medium che venivano utilizzati per trasmettere e elaborare contenuti, informazione relativa a questo argomento. Naturalmente gli argomenti potevano essere 10.000, io scelgo la storia della Rivoluzione francese perché insomma, poi vi faccio vedere delle fonti relative, insomma, ma potete applicarlo a qualsiasi argomento. Lo dico soprattutto per gli insegnanti. Allora, c'è qualcuno, chiedo scusa, che mi dice che non riesce nella chat a vedere altro se non la mia presentazione. E bisogna che pigi qualche tasto qua e là e cerchi di orientarti in Zoom. Purtroppo spiegare Zoom richiede una certa complessità di intervento, per cui vi chiedo di essere un po' autonome su questo. In ogni caso, scrivete anche le domande dentro la chat, perché io potendo, insomma, vi do mano a mano risposta. Ecco, bene. Qualcuno risponde anche al mio posto, il che è perfetto. L'aula digitale dovrebbe funzionare così, con un'interazione continua molti a molti. Bene. Come si svolgeva la lezione di storia? Metto la presentazione, provo a mettere la presentazione a tutto schermo, vediamo se ci riesco. Schermo intero, sì. Allora, come si svolgeva la lezione di storia nel vostro scenario scolastico? Adesso siamo tutti adulti, quindi insomma sicuramente è passato qualche anno, Che tipo di strumenti utilizzava il prof? Che tipo di strumenti utilizzavate voi? Libri, lavagna, lettura libro, lezione frontale, immagini del libro di testo, appunti, spiegazione, carte geografiche, appunti. Sì, vedete in basso a destra c'è il numero dei rispondenti, quindi per ora ho ricevuto risposte da 3 utenti. Siccome siete da 3 utenti, da 3 partecipanti alla lezione, quindi... E siccome siete qualcuno in più e comunque siete anonimi, io non riesco a capire chi risponde. Da un punto di vista didattico, questo significa che se siete in una classe dove conoscete i vostri ragazzi, è indispensabile, come dire, poi ingegnarvi per renderli identificabili, perché potete, con questo tipo di software, fare una valutazione, ad esempio, della padronanza della lessico dei ragazzi, soprattutto se siete in una scuola primaria, in una scuola
una scuola media, insomma, la vecchia scuola media, è chiaro che il lavoro sul lessico è estremamente importante, sia a livello di ricchezza lessicale, sia a livello di padronanza proprio anche ortografica, no? E quindi il contenuto adesso della domanda riguarda la storia della Rivoluzione francese e vedo alcune risposte. Siamo arrivati a 5, se non ci sono altre risposte posso anche benissimo adesso passare a fare qualche considerazione e a puntualizzare anche alcune caratteristiche di questo scenario. Vediamo un po', qualcuno ha scritto nella chat, vediamo se ci sono dei problemi. Quindi è possibile associare le risposte agli utenti? Sì, però bisogna naturalmente usare una strategia meno sbrigativa di questa, insomma, ecco. Bisogna naturalmente usare l'applicazione in una modalità un po' diversa. Dunque, adesso finiamo questa parte del brainstorming, che serve un po' per farci ricordare come eravamo. Allora, io vi posso già dire subito, che da queste risposte deduco che voi avete fatto scuola superiore quando ancora non c'era neanche l'ombra dei computer nelle vostre aule, perché nessuno menziona, ad esempio, computer o attrezzatura digitale. Quindi è passato un sacco di tempo, come nel mio caso, io ho fatto la scuola superiore nella seconda metà degli anni 80, dall'85 al 90, e quindi i computer, io facevo un istituto tecnico, quindi i computer c'erano, ma non ce li facevano neanche. Non ci facevano neanche avvicinare, insomma, penso perché non li sapesse usare nessuno ancora all'epoca. Quindi la lezione, nel mio caso, adesso stoppo un attimo la condivisione e cerco di capire chi è che ha, ecco, Claudia, ho messo il muto sul tuo microfono perché anche te, Claudio, le due Claudie. Perché non vorrei ci fossero dei rientri che poi disturbano in qualche modo l'udito, diciamo, anche la registrazione audio, solo per questo. Allora, io vi faccio vedere come si comportavano i miei prof, diciamo, ecco. I prof, non i miei, ma i prof poi di tutti, quell'epoca era uguale un po' per tutti. Quindi ritorno in presentazione e vi porto su una slide. Che ho su delle slide che ho preparato. Allora, le slide sono queste. Allora, beh, questa è la prima. Allora, la rivoluzione. Bisognava studiare la rivoluzione francese. Succedeva questo, diciamo, nella metà degli anni 80, la seconda metà degli anni 80. Allora, riprendo questi elementi, diciamo, di riflessione, questi punti, da un articolo che poi Giulio Blasi ha scritto per Medium un paio di anni fa. In fondo, in basso a sinistra, trovate anche la citazione, naturalmente riadattando un po', però diciamo l'idea iniziale viene da questo suo articolo e anche lui, più o meno come me, insomma, la fase storica in cui andava a scuola, era quella che si somigliava, si somigliavano. Quindi, cosa c'era in classe? C'era la performance orale del professore, quindi la famosa lezione orale, quindi la sua voce, un medium, il più antico medium, mezzo di comunicazione che noi abbiamo, da almeno 40.000 anni, dicono gli esperti, quindi usava quello. Poi noi prendevamo magari appunti manoscritti su dei fogli, su dei quaderni. Naturalmente avevamo il manuale di storia moderna, quindi un libro di carta, un'antologia di testi eventualmente con brani critici, ma proprio quando andava bene, insomma, se proprio il prof era bravo, magari faceva anche delle fotocopie, un apparato iconografico. Certo, qualcuno di voi l'ha detto, c'erano le immagini c'erano sia sul manuale che naturalmente su altri supporti che eventualmente venivano utilizzati. Allora, questo apparato mediale, dall'oralità alla fotografia,
poteva diventare estremamente potente se i prof, ad esempio, si mettevano d'accordo e creavano una lezione, delle lezioni, una lezione condivisa, interdisciplinare, no? Per cui il professore di italiano magari spiega, di lettere spiegava l'aspetto letterario della rivoluzione francese, quello di storia la storia, quello di scienze magari gli aspetti scientifici, quell'altro di arte gli aspetti artistici. È quello che oggi viene chiamata poi di fatto unità di apprendimento. No? Le unità di apprendimento sono dei modelli, diciamo, di organizzazione dell'attività didattica, dell'attività di apprendimento basati su una concezione, diciamo, interdisciplinare. E sono molto difficili naturalmente da fare queste cose, a maggior ragione lo erano anche all'epoca. Bene, chi è stato fortunato, insomma, ha potuto assistere a delle lezioni di questo tipo. Viste le vostre risposte, direi che grosso modo vi dovreste riconoscere anche voi in questo scenario. Nel frattempo, però, sono cambiate un bel po' di cose, un bel po' di cose. Per cui la domanda diventa naturalmente: cosa è disponibile in rete oggi per l'insegnante? Per rete intendiamo naturalmente dispositivi digitali collegati, connessi appunto tramite internet, eh? Quindi la rete è fatta di cose fisiche e di software. Che cosa è disponibile oggi per l'insegnante o per il bibliotecario che debba fare attività didattica? Vediamo un po'. Allora, sulla Rivoluzione francese, ad esempio, questo è il nostro oggetto, diciamo, di riflessione oggi, sono stati digitalizzati dalla Stanford Library, tanto per dire, tra le tante cose che si possono trovare online, tutti gli archivi parlamentari dal 1789 in avanti, e sono stati pubblicati già a metà dell'Ottocento, nella seconda metà dell'Ottocento, ma oggi sono stati digitalizzati e, come dire, trascritti in modalità digitale, per cui sono testi ricercabili anche proprio fin nel dettaglio delle singole parole. Non solo, hanno digitalizzato anche un sacco di immagini di quella fase storica. Per cui, ecco, se noi volessimo ricostruire anche lo scenario, le abitudini, i costumi, gli usi del tempo, potremmo farlo anche utilizzando le immagini che sono messe a disposizione da questo sito. Adesso per curiosità, naturalmente, io vi faccio vedere qualche esempio. Vi faccio vedere qualche esempio, copio l'indirizzo che ho qua sulla slide, apro una nuova scheda, lo incollo, do invio e vado direttamente. Prima vi stavo facendo vedere una slide. Allora, vi faccio notare subito una cosa, soprattutto anche per gli insegnanti. Questi materiali sono. Le descrizioni magari sono in inglese, poi i contenuti, appunto, trattandosi della Rivoluzione francese, sono in francese. Siccome sono stati tutti trascritti in digitale, in realtà a me mi basta, vedete, Google mi dà già da subito la possibilità di tradurre in automatico, se io non capisco l'inglese, lui traduce in automatico i testi che ho qua visualizzati. Bene, se vogliamo, come dire, capirci in italiano. Vedete, archivi parlamentari. Ok, che succede sugli archivi parlamentari? Ci clicco sopra. Ci clicco sopra, viene fuori una barra con le annualità interessate. Prendo la prima, 1789. Bene, ci sono naturalmente, adesso io non entro nel dettaglio del contenuto specifico, vi voglio solo fare vedere come funziona. Prendo il primo faldone, la prima serie. E vado sul frontespizio di questo faldone. Bene, trovo sia la trascrizione, vedete, questa è la trascrizione in digitale, questo è il testo digitale, ma vedo anche l'originale, la fonte originale. Ecco, vedete, questo è la prima pagina digitalizzata, poi sfoglio. E vedo naturalmente il contenuto così come è stato stampato poi nell'Ottocento quando hanno messo insieme tutto quel materiale lì. Che cosa vi voglio dire con questo? Vi voglio dire che appunto sono disponibili online delle fonti primarie. Se io voglio sapere che cosa ha detto il 30 giugno il re durante la
all'assemblea, no, durante gli stati generali, adesso perdonatemi l'ignoranza eventualmente storica specifica, però ecco, lo posso sapere. Se io voglio sapere che cosa ha detto Luigi XVI, io lo posso sapere. Se voglio sapere che cosa ha detto Robespierre, che cosa ha detto un componente del terzo stato o della nobiltà, io lo posso tranquillamente sapere e trovo qua i testi tutti trascritti. Bene, questo è un esempio. Torno di nuovo sulle mie slide e vi faccio vedere un esempio successivo. L'esempio successivo è la stampa durante la rivoluzione e poi l'impero, diciamo, napoleonico. Bene, hanno digitalizzato tutti i quotidiani, i periodici di quel periodo lì. Tant'è che sono disponibili a te, come dire, in versione originale online. Mi interessa consultare l'Amico del Popolo, che era il quotidiano che pubblicava Marat, uno che evidentemente, insomma, insieme a Robespierre e a Danton, è il più importante rivoluzionario del tempo. Ecco, io semplicemente vado sul sito di Gallica, se volete l'esempio ve lo faccio anche in diretta. Avete pazienza un attimo, che devo uscire da qui. Prendo il solito indirizzo che metto sulla slide per andarci direttamente e apro. E lo apro direttamente qua. Bene, Gallica è la biblioteca digitale nazionale francese, diciamo, ecco, che naturalmente ha una diramazione internazionale incredibile. Vedete, stampa del periodo della rivoluzione. Questo è l'Amico del Popolo, il giornale di Marat. Vedete, ho tutte le annate, tutte le pubblicazioni del 1790, 91, 92. Clicco su 1900, 1790 e per ogni giorno mi fa vedere praticamente il documento originale. Bene, andiamo avanti. Adesso devo andare veloce perché poi queste cose naturalmente, come dire, a me non interessa adesso renderci edotti sulla Rivoluzione francese, però è sicuramente uno dei temi che è stato molto curato negli ultimi anni, specie in digitale. Stesso discorso succede ad esempio con i pamphlet. I pamphlet sono un tipo di pubblicazione editoriale proprio adatta ad interventi, sono sempre pamphlet di intervento che vanno a contestualizzarsi in delle situazioni specifiche dove devono magari creare dibattito, polemica, no? Bene, hanno digitalizzato, vedete, i pamphlet del periodo rivoluzionario. Lo trovate qua al centro della slide, indicato il contenuto specifico, e questo è fatto dall'Università dell'Alabama. Vado avanti, un altro esempio che vi faccio vedere sempre sotto forma di slide, ma non entro poi nel dettaglio, è sul sito di Robert Darnton. Voi trovate un report con le schede di polizia di 500 autori che erano sorvegliati nel periodo pre-rivoluzionario. Se volete sapere cosa faceva la polizia per tenere sotto controllo quelli che sarebbero diventati da lì a poco praticamente una generazione esplosiva, diciamo. Ecco, voi potete andare a vederlo, per ognuno di loro c'è una scheda che la polizia accuratamente compilava. Ecco, e questo per dire, appunto, se vogliamo ricostruire la biografia di un personaggio, di uno scrittore, teniamo conto che online troviamo le fonti primarie, cioè quindi i documenti originali disponibili. Allora, che cosa voglio dirvi con questo? Voglio dirvi che appunto si possono fare oggi delle lezioni che sono un pochettino diverse da quelle che si facevano 35 anni fa, ma anche 30, anche 25, ma anche oggi si continuano a fare delle lezioni estremamente tradizionali quando in realtà abbiamo a disposizione un patrimonio pazzesco, e non c'è bisogno di aspettare che i ragazzi arrivino all'università per mettere mani su una fonte primaria. Possono iniziare a mettere mani sulle fonti primarie sin dalle scuole primarie e secondarie, assolutamente. Più vanno avanti con il tempo, e più noi dovremmo, come dire, l'Italia poi è piena di fonti primarie, anche solo senza, non solo quelle documentali, ma proprio le città, no? I centri sono delle fonti primarie. Però ecco, oltre all'architettura possiamo aggiungerci anche la documentazione. E fare che cosa con i ragazzi? Possiamo senza dubbio fare lavori di gruppo. Lavori di gruppo
in cui ci si dividono si divide i compiti, ci si dividono i compiti, un gruppo si occuperà di una fonte primaria, un altro di un altro, un altro di un altro, e in qualche modo l'oggetto di conoscenza se lo costruiscono anche un po' da sé. Certo, noi possiamo continuare a utilizzare il manuale come punto di riferimento. In fondo, se il manuale è fatto bene, ci serve da bussola, ci serve da orientamento, però non perdiamoci mai la disponibilità enorme che abbiamo oltre il manuale. Il manuale potrebbe essere anche fatto male, in commercio si trova veramente di tutto. Non solo, l'iconografia, non atteniamoci solo a quella del manuale. Cerchiamo delle immagini che siano davvero belle e appunto significative. Possiamo fare, come se ne viene, con gli archivi, scusate, scusate, potete spegnere il microfono? Allora, possiamo fare dei gruppi di lavoro, appunto, che fanno magari il telegiornale giorno per giorno dell'Assemblea nazionale. Che ne so, quando il Terzo Stato decide di convocare l'Assemblea nazionale, di staccarsi, insomma, di andare per conto suo, a quel punto ci sono degli atti, appunto, che testimoniano giorno per giorno cosa dice uno, cosa dice l'altro. I ragazzi possono diventare dei giornalisti, naturalmente calati nel contesto storico, che possono riportare appunto quello che ha dichiarato il politico Tizio Caio Sempronio. Ecco. E con le fake news, uguale, la rivoluzione francese è pienissima di fake news, ma non fake news come quelle, magari, oddio, non voglio sottovalutare nulla, però se le davano di santa ragione in quel periodo lì, quindi una fake news poteva essere estremamente, estremamente grave, roba da far fuori anche 100.000 persone per una notizia sbagliata. E quindi vabbè, lascio alla vostra fantasia immaginare quanto lavoro si può fare. Naturalmente si possono analizzare gli stili oratori, no? Dei politici, perché abbiamo la loro documentazione con la trascrizione dei loro interventi, quindi possiamo anche metterli a confronto e vedere come parlava uno, come parlava l'altro. Insomma, storia sulle fonti primarie, secondarie e terziarie. Allora, adesso. Per tornare un attimo in aula, torno un attimo in aula, cioè per tornare a vedervi un attimo, vi propongo di fare il solito esercizio. Il primo lo facciamo su Mentimeter, no? Raccogliamo delle parole, invece in questo caso vi chiedo di raccogliere delle vere e proprie. Dei veri e propri, insomma, no, punti di vista, ma insomma qualche frase, anche delle piccole frasi potete scrivere. Che cosa andiamo ad utilizzare per fare un secondo brainstorming? Andiamo ad utilizzare Jamboard. Chi c'era le altre volte si ricorderà come funziona. Allora, cos'è Jamboard? Jamboard è una lavagna interattiva che è messa a disposizione da Google Drive. Qui in alto a sinistra, oltre ai soliti documenti, fogli Excel, eccetera, le presentazioni, sul menu altro trovo il link Google Jamboard. Si chiama così, la lavagna di Google. La lavagna di Google adesso si apre e mi consente di cambiare intanto il titolo, gli metto appunto la domanda direttamente: che cos'è una biblioteca digitale? Ok, chiamo il file così. Poi come funziona? Funziona che metto una nota adesiva che trovo, il comando lo trovo qui a sinistra e rifaccio di nuovo la domanda: che cos'è una biblioteca digitale? Questo ve lo faccio vedere non perché mi interessa adesso mettervi alla prova, ma piuttosto perché questi strumenti, soprattutto se dovete fare lezioni online, sono una delle poche cose che rendono felici i ragazzi perché possono interagire con voi, esprimersi e dare i loro punti di vista. Io vi sto facendo questa domanda che è piuttosto complessa, però è chiaro che nei vostri ragazzi potreste chiedervi appunto che cos'è la giraffa, che cos'è il
la luna, il sole, le stelle, insomma, potete chiedergli qualsiasi cosa, naturalmente, qua si tratta di fare del brainstorming. Come fate a rispondere a questa domanda? Io copio l'indirizzo qua nella barra del browser, copio l'indirizzo e lo vado a inserire nella famosa chat che abbiamo qua sulla nostra destra. Lo inserisco lì, voi basta che ci cliccate e in una frazione di secondo, se tutto fila liscio, siete dentro il Jamboard. Adesso io sono ritornato in presentazione, man mano che voi entrate, man mano che voi cliccate su quel link che vi ho messo nella chat, vi dovrei vedere arrivare. Non vedo ancora nessuno. Ci sono problemi? Se ci sono problemi, qualcuno apra il microfono, per favore, e mi avverta. Vediamo un po' in chat che cosa si dice. Ecco, Sì, adesso. Tommaso, no? Chiede delle password per entrare le mail, indirizzo mail o telefono, mi chiede me. Ah. Hai cambiato dispositivo forse? Tu a tutti chiede l'autorizzazione? Sì, ho provato Ah. l'altro giorno e bravo. No, allora scusate un attimo, sto sbagliando io allora a fare qualche cosa. Probabilmente ho È stata fatto. sul naso, ma non so se mi vedi. No, no, adesso vediamo. No, non ti vedo. Allora, però ecco, no, non c'è nessun motivo per cui no, voi non dovreste vedere questo file. Allora, abbiate pazienza, faccio così. Lo chiudo e faccio un breve. Ah, ecco perché non lo fa vedere. Ho capito, ho capito. Scusate, ho sbagliato io. Ho sbagliato io, l'ho messo fuori da una cartella condivisa e quindi Allora, ritorno in presentazione. Ritorno in presentazione così vedete anche quello che faccio. Anche gli errori vanno bene. Purtroppo succede quando si manovrano troppi software contemporaneamente. Allora, vedete, qua sono dentro la mia cartella materiali corsi su G Drive. Creo un nuovo file di Google Jamboard, crea e condividi. Bene. Crea e condividi. A questo punto, vabbè, qua scrivo biblioteca digitale. Ora la domanda ve la rifaccio dopo. Ok. E prendo l'indirizzo e lo vado a mettere nella chat. Lo vado a mettere. Però niente, devo chiudere sempre qua. No, ma non ci dovrebbe essere bisogno della casella Google, eh? Cioè non c'è bisogno, non ci sarebbe bisogno. Adesso io l'ho rimesso. E voi provate a cliccare sul secondo link che vi ho mandato. Sì, adesso siete dentro, adesso state entrando tutti quanti. Sì. Allora. Perfetto, perfetto, perfetto. Scusate, ma tanto nel flusso digitale ogni tanto si inceppa. Bene, siamo tutti dentro. Allora, qui io vedo che ci sono 9 visualizzatori. Bene, rifaccio la domanda, la metto al centro perché che cos'è una biblioteca digitale, secondo voi, naturalmente, che siete adulti? Che cos'è? Client server, architettura di rete. Quale risposte diventano, non lo so neanch'io cos'è un'architettura di rete. No, no, va bene, va bene. Provate a immaginare che cosa possono rispondere anche i vostri ragazzi, i vostri allievi. Questo ci serve solo per focalizzare l'argomento, eh. Io come per la prima domanda, insomma, la situazione in classe, anche questo serve un po' per prendere, come dire, per riscaldarsi i neuroni intorno all'argomento, ma anche per prendere confidenza con lo strumento tecnico che, ripeto, già solo Mentimeter e
Jamboard sono due strumenti che vi consentono di fare un sacco di lavoro con le vostre classi in termini di condivisione, per non annoiarsi troppo, per non parlare troppo come faccio io. Bene, state mettendo tutti gialli, un po' di fantasia, niente. I colori sono anche tipo così, eh? Vedete? Potete utilizzare anche altri colori. Bene, questo lo tolgo, che l'ho messo io. Allora, la collega che è appena entrata non riesce, probabilmente vede quello che sto facendo, ma non riesce ad interagire perché non vede il link. Ma non mi vedo, non vedo quello che... Il mio post-it non lo vedo, non lo so perché. Il tuo post-it non lo vedi? Non lo vedo da te. La mia presentazione non la vedi? No, la tua presentazione la vedo, i post-it delle persone che sono al corso. Non vedo il mio. Ah, non l'hai pubblicato allora? Non gli hai dato l'invio, l'hai annullato. Ma l'ho annullato. Può essere, sì. Una banca dati, bene, che cos'è una biblioteca digitale? Un luogo virtuale dove sono presenti dei dati digitali. Uh-huh. Un repository organizzato di documenti digitali e digitalizzati, il materiale. Bene, vabbè, comunque, ripeto, mi interessa che voi prendiate confidenza con queste piattaforme, con queste lavagne. Ecco. Se una lavagna poi non ci basta, voi sapete che basta cliccare su, qua in alto, su questa freccetta a sinistra, salta fuori il simbolino del più e qua ci scrivete altri post-it che eventualmente sono necessario mettere insieme. Vedete? Si possono creare fino a 16 lavagne, quindi dovendo coinvolgere una classe, mettiamo, di 24 ragazzi, 20, 25, quelli che sono, naturalmente con 16 lavagne possiamo raccogliere le opinioni di tutti, senza meno. Bene, torno sulla lavagna principale, vediamo se ci sono, se sono arrivate altre definizioni, dati più metadati, insieme di strumenti per recupero informazione, una banca dati di oggetti digitali. Bene, va bene, io mi ritengo soddisfatto delle vostre risposte, naturalmente sono tutte risposte, come dire, pertinenti e rilevanti e quindi non devo spiegarvi nulla nello specifico sulla biblioteca digitale, però adesso per comodità vado a riprendere una definizione che ho trovato su Wikipedia, perché sulla biblioteca digitale di definizioni ce ne sono tante, vedete, poi ognuno può vederla anche un po' da punti di vista, magari da punti di vista diversi, che certamente si possono integrare. Cioè non esiste una definizione di biblioteca digitale valida per tutto e per tutti, insomma. E vabbè, io vi chiedo di accontentarvi di quella che, come dire, passa Wikipedia, caso, visto che è uno strumento super consultato, cosa ci dice Wikipedia? Che la biblioteca digitale è una biblioteca immateriale ricca di documenti digitali che sono o convertiti da originali cartacei oppure nativi digitali che vengono gestiti e catalogati elettronicamente. Bene, ogni operazione può essere effettuata da qualsiasi posto perché basta avere un dispositivo digitale collegato a internet. Le biblioteche digitali possono essere definite come organizzazioni che forniscono risorse, compreso il personale. Compreso il personale e poi giù, nell'ultima riga, trovate anche la comunità di riferimento. Quindi nella biblioteca digitale direi che non ci sono solo oggetti editoriali. Nella biblioteca digitale ci possiamo mettere anche le nostre relazioni, anche le nostre conversazioni. Cioè, immaginatevi adesso quello che stiamo facendo. Io sto parlando, voi siete lì dall'altra parte che mi ascoltate, interagiamo, tutto questo verrà salvato e diventerà un video che poi magari metteremo su YouTube, se la qualità alla fine sarà accettabile. Ecco, vedete, mentre stiamo lavorando stiamo producendo nuove risorse, quindi non siamo solo consumatori di oggetti digitali salvati su un computer che raggiungiamo via internet, ma diventiamo ormai costantemente 24 ore su 24 produttori di contenuti che
o più o meno organizziamo, ecco, diciamo, più o meno organizziamo e mettiamo a disposizione di tutti gli altri. Questo era per dirvi, insomma, che quello che stiamo facendo è, e qualcuno l'ha fatto presente, è, come dire, deriva dal mondo di carta, deriva dalla tradizione che abbiamo visto anche negli incontri passati, no? Dell'età di Gutenberg, no? Dalle biblioteche di carta. Ma la biblioteca digitale si somiglia alla biblioteca di carta. In che senso? Nel senso che tutti quei libri che voi vedete lì esposti sugli scaffali sono libri che ormai nascono digitali o che possono essere digitalizzati e quindi essere disponibili sul computer che il ragazzo ha a portata di mano. C'è quindi una costante interazione, non sono compartimenti stagni, tra mondo fisico e mondo digitale. C'è una compenetrazione costante. Anzi, direi che il mondo fisico lo stiamo plasmando in funzione del digitale. Non è più il digitale che si adatta al mondo fisico, ma è esattamente il contrario. Bene, quindi la biblioteca digitale è sostanzialmente, se vogliamo proprio vederla in una maniera radicale di filosofia, diciamo, dell'informazione, è tutta la realtà che diventa una biblioteca. Cosa troviamo in questa realtà? In questa realtà fisica e digitale? Troviamo contenuti che sono aperti e contenuti che sono commerciali. Va da sé che capiamo subito al volo che cosa significa questo. Significa che i contenuti aperti sono, come dire, hanno pochi vincoli nell'accesso, per cui possono essere gratuiti o addirittura anche manipolabili se sono liberi da copyright. Quelli commerciali hanno sicuramente il vincolo del pagamento, talvolta appunto al pagamento poi corrisponde anche, come dire, una esclusività nella gestione dei diritti di proprietà, per cui magari li possiamo leggere i materiali, li possiamo utilizzare, ma non li possiamo riutilizzare, come dire, modificandoli, eccetera. Bene, comunque teniamo conto che i contenuti disponibili in questo mondo fisico e digitale sono in queste due categorie. Allora, dobbiamo continuare a fare la ricerca sulla Rivoluzione francese. Io vi ho fatto vedere delle fonti, come dire, primarie, prima. Ma è chiaro che se vogliamo estendere il ragionamento, noi dobbiamo andare a cercare le risorse, possiamo andare a cercare le risorse su altri pozzi buoni, altri pozzi, come dire, di risorse, di file, sia nativi digitali che nativi cartacei e poi convertiti in digitale. Internet Archive è uno di questi, è una biblioteca digitale gigantesca dove ci sono milioni e milioni di materiali davvero di ottima qualità spesso. Io adesso faccio una carrellata veloce di questo e se volete potremo anche dedicare più avanti degli approfondimenti specifici, ma è talmente grande la faccenda che adesso mi interessa solo darvi dei suggerimenti e poi probabilmente li conoscete già. Internet Archive, il progetto Gutenberg, Project Gutenberg, adesso in Italia purtroppo è stato fatto oggetto di una brutta vicenda, è stato sequestrato dalla magistratura per questioni di proprietà intellettuale su una dozzina di titoli e quindi ci vietano sostanzialmente l'accesso a migliaia di risorse di pubblico dominio, che sono di tutti noi, alle quali noi dovremmo avere accesso liberamente, la magistratura ci sta impedendo in effetti di utilizzarli, e vabbè, si risolverà questa questione giudiziaria, però intanto voi sapete che il progetto Gutenberg è sicuramente la prima biblioteca digitale della storia dell'umanità, creata niente meno che nel 1971, quindi proprio gli anni in cui è stato inventato Internet, sostanzialmente, ecco. Bene, vado avanti. Liber è la versione, diciamo, da Gutenberg a Manuzio, no? Anche noi in Italia abbiamo una biblioteca digitale che si somiglia al progetto Gutenberg. Abbiamo naturalmente Wikisource, che è internazionale naturalmente come biblioteca, ma mette a disposizione anche appunto libri di pubblico dominio digitalizzati. Wikisource è sorella di Wikipedia, sostanzialmente, solo che invece che voci enciclopediche contiene libri. Vado avanti. Gallica l'abbiamo vista poco fa per quanto riguardava le fonti sulla Rivoluzione francese, la Biblioteca Nazionale francese, ci sono dentro delle risorse bellissimissime che, come dire, non ci dovremmo mai lasciare sfuggire quando facciamo didattica. Europeana, uguale, praticamente la biblioteca digitale dell'Unione Europea,
qua dentro collaborano le principali biblioteche europee e quindi trovate dentro delle robe proprio stratosferiche, di una bellezza assoluta. La Biblioteca Digitale Italiana, anche questo è un ottimo strumento, poco conosciuto che io sappia, comunque è, come dire, gestito dal Ministero e ci trovate dentro manoscritti, libri, spartiti, carte geografiche, immagini di ottima qualità, naturalmente. Parliamo sempre di materiale che è stato digitalizzato. Bene, allora, ripetita, torno un attimo sui vostri visi, esco da qui. Per chi c'è. Allora, siamo partiti dalla lezione nell'aula degli anni 80, 90, 70, insomma, a seconda delle nostre età, e ci ritrovavamo in un ambiente didattico dove c'erano alcuni media disponibili. Abbiamo visto quali sono le differenze che possono esserci con uno scenario di aula oggi. Fino a prima della pandemia vi posso assicurare che lo scenario in alcune aule dove si insegnava storia, ma non solo storia, tutte le materie, era uguale, identico a quello di 30 anni fa, di 40 anni fa e forse anche di 100 anni fa. Cioè, ignoto, classi in cui più o meno si ignorava o comunque si faceva proprio entrare pochissimo il tema digitale. Invece noi, come abbiamo visto, online ci sono delle risorse che sono incredibili e che non sono, come dire, solo a disposizione dei ricercatori, sono a disposizione di tutti noi. Tutti noi possiamo scaricare gli archivi parlamentari e farne l'uso che ci pare, sia a titolo personale che a titolo, come dire, didattico dentro una scuola. Ecco, quindi abbiamo visto l'aula di prima, l'aula di oggi, abbiamo visto delle risorse disponibili in modalità aperta, gratuita. Ecco, sono delle risorse educative aperte, quelle che abbiamo visto. Ma se io ho bisogno di una pubblicazione che è in commercio, invece, come faccio? Come faccio? Soprattutto come faccio online? Come faccio a dire ai miei ragazzi, ai miei 20 ragazzi, compratevi il libro di tal dei tali perché dovete approfondire la rivoluzione francese? Ecco, quali sono le soluzioni? Allora, adesso io vi faccio naturalmente, come dire, un piccolo percorso. Facciamo un esempio, appunto. Facciamolo direttamente, anzi, da qui, scusatemi, facciamolo direttamente dal browser. Allora, apro una nuova scheda, scrivo, io vivo nelle Marche. E quindi scrivo Bibliomarche, il nostro catalogo delle Marche del Nord. Le Marche si dividono in Nord e Sud, come l'Italia. Vabbè, Bibliomarche Nord, ok. Allora dico ai miei ragazzi: ragazzi, dovete approfondire la rivoluzione francese, trovate una monografia. Supponiamo di essere appunto alla scuola superiore, posso anche permettermi di farlo al quarto anno di scuola superiore, posso chiedergli di consultare una monografia. Ecco, i ragazzi, se li ho educati, oppure li posso educare, ad esempio, ad utilizzare il catalogo della rete delle biblioteche. Loro, insomma, se hanno imparato ad usarlo col telefonino, col tablet, col computer, o anche andando in biblioteca, scriveranno, no, nel motore di ricerca del catalogo la rivoluzione francese. E cliccheranno, senza stare a specificare la biblioteca di riferimento, cercheranno, faranno una ricerca generica. E gli vengono fuori 611 risultati, ordinati per rilevanza. Adesso io questa rilevanza la tolgo e gli metto come filtro l'anno, cioè ordinami i risultati dal più recente a più antico, perché mi serve una monografia appunto contemporanea. Non è che mi devono andare a leggere Rousseau in versione francese del 1760, mi devono, o Rousseau o comunque Robespierre. Mi devono leggere qualcosa di contemporaneo. Rousseau non ci è arrivato alla rivoluzione, è morto prima. Allora, bene, sfoglio un po' di risultati, sfoglio un po' di risultati, sono molto, alcuni sono molto pertinenti. Bene, a un certo punto dico: guarda, questo titolo mi sembra significativo. La Rivoluzione francese, una storia intellettuale dai diritti dell'uomo a Robespierre. Bene, ci clicco sopra. Che cosa succede? Ho la descrizione, bibliografica, dell'oggetto, insomma, del libro, in questo caso un libro di carta, e poi vedo che ce l'ha a disposizione la Biblioteca Oliveriana di Pesaro,
sullo scaffale, al numero di inventario, lo scaffale, eccetera. Vedo che il documento è anche disponibile. Cosa fa il primo dei miei allievi? Va alla biblioteca oliveriana, si fa dare in prestito il libro, dopodiché tutti gli altri studenti della periferia di Pesaro, della periferia di Fano, insomma, immaginatevi le vostre periferie, ecco, cosa fanno? Non trovano più niente. In biblioteca c'era quella copia lì, viene data in prestito per un mese al primo studente che è andato a prenderla, dopodiché gli altri questo libro non ce l'hanno da leggere. Bene, che cosa possono fare a questo punto per rimediare? Cioè, che cosa fanno, non che cosa possono fare? Attenzione, perché le biblioteche, nel rapporto con la scuola, hanno, come dire, è un po' complicata la situazione, eh? Non abbiamo un rapporto fluido, soprattutto maturo ancora. Che cosa fanno i ragazzi? I ragazzi naturalmente provano ad acquistarlo il libro. Quindi che cosa fanno? Vanno dai genitori e gli chiedono i soldi. Gli chiedono i soldi, andranno in libreria, se ce l'hanno, una libreria di prossimità, ma immaginatevi di vivere, non lo so, a Carpegna, non lo so se a Carpegna c'è una libreria, no? Non è detto che ci sia una libreria e quindi manco riesce ad acquistarlo facilmente, il libro di carta. A questo punto cosa faranno? Chiederanno ai genitori la carta di credito. Chiederanno ai genitori la carta di credito per comprare il libro online. È cosa legittimissima. Per cui io adesso per comodità mi copio questo titolo e vi faccio vedere cosa fa normalmente un ragazzo o un qualsiasi utente. Apro una nuova scheda di Google, scrivo Amazon, scelgo qua il primo link, inserisco la stringa del titolo, do l'invio. Bene, che cosa salta fuori? Che Amazon, per una modesta cifra di 39,90 euro, mi recapita a casa, adesso andiamo nel dettaglio, mi recapita a casa il libro di carta. Me lo recapita il giorno dopo, io non penso ci siano problemi con Amazon. In realtà se mi serve domani, quasi sicuramente quelli, se ho la finestra aperta, rischio che me lo mettono anche sulla scrivania, insomma, ecco, con il, come si chiamano, con quei diavoli lì di, adesso non mi viene in mente, con i robot volanti, insomma, ecco. Non mi viene il termine, scusate. Allora, in alternativa, mi mette a disposizione Amazon il file da scaricare e da leggere sulle sue piattaforme a 9,90 euro. Sono, guardate, 30 euro di risparmio, eh? Non è che sono proprio noccioline. Bene, cosa fa il ragazzo? Può decidere di scaricarsi il Kindle, ma può anche dire, ma scusa, ma a me di comprare Amazon non mi va perché sono degli sciagurati monopolisti, voglio comprare da una libreria più piccola. Bene, cosa fa? Apre una nuova scheda e scrive IBS. Se è abbastanza, diciamo, istruito il ragazzo, o l'adulto che sia, o chiunque, cercherà appunto IBS, che è una libreria digitale italiana, online, mette dentro la funzione di ricerca il titolo del libro, invia e la questione non cambia di una virgola. Non cambia di una virgola perché il libro costa sempre 39,90 euro in formato cartaceo e 9,99 euro in formato digitale. Però il formato digitale stavolta è diverso. Non è blindato come fa Amazon, ma è un formato universale, per cui è leggibile su qualsiasi dispositivo che abbia un'applicazione per leggere quel tipo di file, che sono spesso appunto anche delle applicazioni open, quindi scaricabili gratuitamente senza particolari vincoli. Bene, questa era la seconda opzione. La terza opzione, che non conosce praticamente nessuno, che io adesso vi propongo, attenzione, come sempre fase intermedia, non è il nocciolo della presentazione che vi sto facendo ora, eh? Per cui già immagino qualcuno salterà dalla sedia. La terza opzione che un ragazzo può fare, che un utente anche adulto può fare, è quella di aprire una nuova scheda e scrivere dentro il motore di ricerca MLOL Plus. Da invio. Cos'è MLOL Plus? MLOL Plus è il Netflix del prestito digitale, dei libri. Invece di mettere a disposizione film, mette a disposizione libri, pagando. Pagando, adesso vi faccio vedere.
quanto si paga, non sono cifre naturalmente proibitive, ma insomma, comunque restiamo sempre nella filosofia che ho bisogno di leggere qualche cosa, in biblioteca quell'unica copia che ci avevano praticamente è già uscita in prestito e a questo punto la voglio comprare, non so più come fare. Bene, cosa faccio? Cerco su Mlol Plus il libro che mi interessa, cerca, sto sbagliando qualche cosa, aspettate un attimo, faccio logout perché sennò così non mi va bene. Allora, esplora, cerca, incollo il titolo, tolgo questa roba qua perché mi sa che vi dà fastidio, La Rivoluzione Francese, invia. Eccolo qua, l'ho trovato, clicco. Bene, mi dice che posso comprarlo ai soliti 9,99 euro, attenzione, quindi vende anche i libri in Mlol Plus, ma se no mi dice, guarda, puoi anche verificare il prestito. Bene, per il prestito, ok. Clicco sul per il prestito, mi chiede di mettere il mio username privato che mi sono fatto per conto mio. Bene, vado nel dettaglio. A questo punto mi dice il tuo abbonamento è scaduto, inattivo, vai alla pagina degli abbonamenti e scegli quello che preferisci. Siccome io sono un utente da anni di questa piattaforma, naturalmente provo, adesso non lo rinnoverò l'abbonamento perché non ne ho bisogno, però vado a farvi vedere come funziona l'abbonamento. L'abbonamento che scelgo io di solito è questo qua in basso a sinistra, 9,90 euro al mese, e do la possibilità di scaricare da 3 a 9 libri, che posso tenermi in prestito per 14 giorni, ok? Se scarico un file lo tengo in prestito per 14 giorni. Normalmente i tre libri sono tre libri, diciamo, che sono in commercio proprio ordinario, per cui con 10 euro al mese, vedete, mi posso scaricare tre libri. Bene, mi sono scaricato il mio libro e posso cominciare a leggerlo. Ma attenzione, se una famiglia la carta di credito addirittura non ce l'ha, perché poi così siamo messi e così finiremo, anzi, se non stiamo attenti, per essere sempre di più, no? Che non ci si potrà permettere neanche di avercela la carta di credito. Come diavolo faccio io a comprare da Amazon, a comprare da IBS o a fare il prestito digitale su un Mlol Plus? Non ce l'ho, cioè i soldi non ce li ho, quindi devo trovare un'altra soluzione. Allora, la soluzione è questa. La soluzione è questa. La domanda, anzi, che noi ci dobbiamo fare adesso è: ma che succede se invece che Tommaso Vagliano, Stefania, Giovanna, Francesco, che fanno, come dire, l'abbonamento a Mlol Plus, se invece di questi singoli sono degli enti pubblici ad abbonarsi alla piattaforma? Che cosa succede? Succede questa cosa qua, che molti di voi naturalmente già conoscono. Voi immaginatevi che io sto spiegando queste cose a delle persone che non ne sanno granché. Bene, voi naturalmente metabolizzate, riposizionate anche in base alle vostre conoscenze. Cosa faccio a questo punto? Allora, so che alcuni enti pubblici si abbonano alla piattaforma di prestito digitale. Bene, come si chiama la piattaforma? Non si chiama Mlol Plus, ma si chiama Mlol. Senza niente, quindi Mlol senza più. Bene, Mlol e basta. Vedete, il primo risultato che mi salta fuori è Mlol Media Library Online, la biblioteca digitale quotidiana. Ok, esploro il catalogo. Voglio essere sicuro che c'è il mio libro, perché a me mi interessa il libro e adesso non mi interessa stare a fare troppe altre cose. Quindi cerco il libro, vediamo se... Bene, me lo trova, clicco sul libro. Ecco, a questo punto mi dice sulla destra, verifica disponibilità oppure suggerisci l'acquisto alla tua biblioteca. Bene, verifico la disponibilità. Cosa mi chiede? Di mettere delle credenziali di accesso. Allora, intanto devo avere delle credenziali che mi sono state fornite da un servizio pubblico, presumibilmente la biblioteca, anzi principalmente sono le biblioteche a gestire questo tipo di account. Non solo, ci sono anche le scuole, in alcuni casi ci sono anche delle tabaccherie che io sappia. Bene, cosa faccio? Scelgo il mio territorio di provenienza, questa cosa naturalmente la so, qualcuno me l'ha insegnata prima,
Bene, scelgo Regione Marche, metto le mie credenziali di accesso, sono già salvate, login, e adesso magicamente il pulsante che prima era verifica disponibilità è diventato scarica ebook. Oh, che cosa scarico? Allora, qua c'è una descrizione del libro, bene, e quindi so che contenuto sto scaricando. So anche che questo è un formato EPUB, EPUB con DRM Adobe. Cos'è il DRM Adobe? Il DRM Adobe è un lucchetto che l'editore, in questo caso è Einaudi, ha scelto di applicare al file. Cioè, se io voglio leggere questo libro, lo posso scaricare, ma devo chiedere un'autorizzazione per leggerlo. Devo avere una chiave di accesso al libro che mi viene fornita solo dietro una pre-registrazione sul sito dell'Adobe. Bene. A questo punto la situazione mi è abbastanza chiara. Allora, ho trovato il libro che mi serve. Non sto pagando niente perché sono entrato appunto tramite il servizio pubblico, che quindi ha già pagato queste risorse. Non mi resta altro che scaricare il libro. Clicco su scarica il libro. Mi spiega alcune cose, naturalmente assolutamente indispensabili le prime volte. Ci vuole 2 o 3 volte per prendere confidenza con questa applicazione, leggo un po' tutto, dopodiché scelgo il formato disponibile, in questo caso ce n'è solo uno, e finalmente scarico qualcosa. Cosa succede? Succede che se tutto fila liscio, ecco, vedete, qua in basso a sinistra è comparso un file che si chiama urllink.acsm. Lo visualizzo nella cartella. Bene. Cos'è questa cosa qua? Questo è il lucchetto, sostanzialmente. Questo file qua gestisce i permessi, le autorizzazioni. Faccio un doppio clic e in automatico mi apre l'applicazione correlata, che si chiama Adobe Digital Edition. Ci metterà qualche secondo, ma come vedete, in modalità gratuita, io ho adesso sulla mia libreria il libro La Rivoluzione Francese. Doppio clic sul file e voilà, sto praticamente sfogliando il libro. Scusatemi un attimo, è arrivata mia figlia, perdonatemi davvero. Eccomi. Allora, vedete, io il libro adesso ce l'ho sul mio computer. Lo posso naturalmente anche trasferire su altri 5 dispositivi, lo posso trasferire, però il libro è coperto da diritto d'autore e in più ha questo vincolo, cioè ha questo lucchetto che consente di leggerlo solo a me per 14 giorni. Scaduti i 14 giorni, il libro ritorna disponibile per altri utenti. Bene, questo sulla Rivoluzione Francese. Allora siamo partiti con le risorse aperte e abbiamo cominciato a transitare sulle risorse a pagamento. Vedete, però, attenzione, l'opzione pagamento l'abbiamo aggirata, perché non ce l'avevamo i soldi, la mia famiglia i soldi non se li poteva permettere, quindi io mi iscrivo al servizio pubblico ed accedo al file sulla Rivoluzione Francese. Ok, adesso tiro giù questo. Ritorno su Mlol, sulla pagina in cui stavo lavorando prima. Quindi, il servizio della Regione Marche. Bene, a questo punto dico, scusa, io devo leggere solo un libro, il prof magari ci ha detto di fare una ricerca anche sui quotidiani e sulle riviste. Come posso fare a cercare delle riviste? Che faccio? Vado in edicola a comprarle? Vado in biblioteca, ma la biblioteca magari è chiusa, oddio, c'ho tempo solo di notte per fare la ricerca, cosa posso fare? Bene, voi lo sapete, sull'edicola di Mlol trovate anche i quotidiani. Adesso per comodità prendo il Corriere della Sera, sfoglia. Il Corriere della Sera è gestito tramite la piattaforma Press Reader. Qua in alto a destra
c'è una funzione di ricerca, ricerca avanzata. Scrivo dentro la funzione di ricerca rivoluzione francese, e cerco. Va a cercarmi le parole rivoluzione francese in 7091 fonti. Attenzione, però mi trovi cerca rivoluzione e francese, ho bisogno di specificarla meglio. Allora, rivoluzione lo faccio precedere da una dalle virgolette e francese e chiudo francese con le virgolette, così mi cerca solo le occorrenze che possiedono quel sintagma, diciamo, rivoluzione e francese. Bene, a questo punto vedete che i titoli potrebbero cominciare a diventare davvero interessanti. Ne sfoglio qualcuno velocemente. Nuova rivoluzione francese, altrotto italiano serve una rivoluzione francese, ideologie la rivoluzione francese, ballando la rivoluzione francese, la rivoluzione francese Jonathan Israel, addirittura trovo qua una recensione del 2017 su cosa? Sulla rivista Focus Storia. Vedete, mi fa una ricerca su tutte le riviste e i quotidiani nei quali trova questa occorrenza, Rivoluzione francese. Insomma, siamo partiti da risorse aperte e gratuite online e siamo transitati verso delle risorse che sono a pagamento, le paga il servizio pubblico al posto della famiglia, al posto dei ragazzi, ma i ragazzi ce l'hanno a disposizione 24 ore su 24. Allora, questo l'abbiamo visto. Adesso riepiloghiamo un attimo di nuovo. Torno in classe, scusatemi un attimo. Chiedo una cosa a mia figlia. Silenzio un attimo il microfono. Scusatemi, eccomi. Allora, riepiloghiamo. Allora, all'inizio abbiamo visto l'aula tradizionale, dove siamo cresciuti noi. Abbiamo visto che tipo di strumenti c'erano a quell'epoca e abbiamo visto che tipo invece di strumenti abbiamo a disposizione noi oggi, sia quelli gratuiti, aperti, sia quelli a pagamento. Abbiamo visto anche che cosa offrono le biblioteche pubbliche, eh? In Italia. Io ho scelto Regione Marche, ma insomma lì i poli che hanno a disposizione l'accesso a MLOL praticamente sono migliaia. Quindi a questo punto noi ci siamo accorti che abbiamo a disposizione una montagna di roba di qualità, da affiancare o addirittura, come dire, da affiancare, mettiamo al manuale, alla risorsa che gli editori ci portano ancora costantemente ogni inizio dell'anno. Il punto però, attenzione, non è tanto sapere di avere a disposizione milioni di cose, perché poi alla fine dei conti, sapere che ho a disposizione 100 libri sulla Rivoluzione francese, beh, è solo un dato quantitativo. Il punto è, deve essere qualitativo. Cioè, come faccio ad analizzare, a leggere, analizzare, sintetizzare, capire tutta questa roba? Come mi oriento dentro questo mare magnum di materiali di ottima qualità a questo punto, direi, no? Come mi oriento? Noi già nei laboratori scorsi abbiamo introdotto il tema della ricerca focalizzata e della comprensione del testo. Allora, chi c'era la volta scorsa si ricorderà che abbiamo utilizzato una piattaforma per l'analisi testuale di testi digitali, appunto, per l'analisi linguistica di testi digitali. Ora, è importantissimo, io ritengo che sia importantissimo a questo punto, anche proprio per una questione di cittadinanza, di consapevolezza proprio pubblica, sapere questa cosa qua, che del libro di, adesso torno in presentazione, che del libro di Israel, che ho su Adobe Digital Edition qua. Io posso leggerlo, posso anche sottolineare, evidenziarlo, copiare in qualche modo delle porzioni del testo e manipolarle, però in realtà la politica editoriale di Einaudi in questo caso mi prescrive un copyright pieno, quindi dal punto di vista del riuso dei contenuti,
ma mi mette anche il lucchetto. Quindi in realtà io questo testo non lo posso, non sono autorizzato a modificarlo in nessun modo, non sono autorizzato. Bene, quindi se voglio capire che cosa c'è dentro questo Allora, stanno risolti. Se voglio capire cosa c'è in questo testo, io me lo devo leggere dall'inizio alla fine. Magari posso fare una ricerca interna, certo, adesso non è che un po' di, come dire, un po' di aiuto rispetto alla carta sicuramente lo dà, trattandosi poi di un testo di storia, certamente la ricerca interna può essere anche funzionale. Ma ripeto, con un libro coperto da diritto d'autore, è bloccato da DRM, io non ci faccio niente per definizione. Allora, che cosa dobbiamo andare a vedere adesso per, come dire, per rendere questo discorso più attinente alle risorse educative aperte, quindi alla politica dell'open access, alle politiche comunque dell'open source, di tutto quello che concerne la libera circolazione delle conoscenze. Allora, ritorno sulla home page del LOL Marche. E cerco a questa volta, ecco, un libro, perdonatemi, adesso non cercherò la Rivoluzione francese perché non c'è, un libro di un editore che utilizza una politica editoriale diversa, Minimum Fax. È uno dei tanti, naturalmente. Vedete, quando cerco i libri di Minimum Fax me ne vengono fuori 339. Sono per la maggior parte romanzi e saggi. Bene, ne scelgo uno, uno, vediamo un po', ne scelgo uno. Qualsiasi, prendiamo questo, questo è un romanzo, facciamo finta adesso che tratta della Rivoluzione francese, è un romanzo, supponiamo che sia ambientato nella Rivoluzione francese. Allora, che cosa mi dice Mlol di questo libro? Mi dice questo, intanto mi propone questa sintesi, diciamo, da quarta di copertina. Poi mi dice che il formato del file è o EPUB con DRM Adobe oppure con Social DRM, cioè mi mette a disposizione un file che è compatibile con tutte e due, con due modalità di visualizzazione. La prima è una visualizzazione, diciamo, vincolata, quindi con il massimo delle restrizioni dal punto di vista tecnico. La seconda, invece, è una restrizione, diciamo, moderata. Moderata perché? Perché il lucchetto è un lucchetto social. Che cosa significa? Sostanzialmente, quando io adesso andrò a scaricare questo libro, quando io andrò a scaricare questo libro, mi ritroverò sul mio computer un file che mi terrò anche oltre i 14 giorni del prestito che MLOL consente, diciamo, di default per tutti i file commerciali, potrò tenere una copia sulla quale c'è una filigrana, un watermark, un social watermark, social deriva da quello. Ecco, che cos'è appunto? È una specie di... La filigrana, cioè il mio nome e cognome. Se io prendessi questo file e lo cominciassi a divulgare in giro per il mondo, Minimum Fax potrebbe dire: ehi, Tommaso Paiano, tu hai scaricato quel file da MLOL, eccetera, eccetera, guarda, vedi di ritirare subito le copie, altrimenti ti denuncio. Adesso faccio proprio un esempio così molto grezzo. Bene, comunque io vedo che c'è una opzione, come dire, alternativa al lucchetto più restrittivo, scarico l'ebook, seguo sempre le solite istruzioni, scelgo il file, scarico, mi scarica sempre il solito file URL link HSM, questo se voglio leggerlo naturalmente con Adobe Digital Edition, vedete, io lo posso tranquillamente leggere. E poi Adobe Digital Edition cosa fa? Oltre a mettermi a disposizione il testo, mi fa vedere anche i giorni di scadenza, insomma, del file. Ma in realtà, siccome si tratta di un file che ha un social DRM, se tutto va bene, io apro il mio software di gestione dei libri digitali, che si chiama Calibre e che non approfondirò in questa sede perché richiederebbe, come dire, una lezione a parte. Calibre è un software per la gestione dei libri digitali. Allora, nella funzione aggiungi libri, ecco
adesso se io vado sulla cartella download, ultima modifica, ok, questo non me lo fa vedere. Allora, aspettate un attimo perché mi sto, ecco qua, My Digital Edition, probabilmente l'ha messo qua dentro, vediamo un po', la ragazza dai capelli strani, ecco, vedete? Il file, senza passare da Adobe Digital Edition, era già disponibile sul mio computer nel momento in cui l'ho scaricato in formato EPUB aperto con un social DRM. Bene, scelgo questo file, apri. Cosa fa adesso? Lo va a caricare sulla mia libreria, dove, insomma, libreria digitale dove ho le cose che compro. Doppio clic, vediamo un po' se lo apre. Vediamo un po' se lo apre. Sì, lo apre, e quindi ce l'ho anche su Calibre. Se ce l'ho su Calibre significa che io, ad esempio, questo file, che in origine è un file EPUB, lo posso anche convertire in un battibaleno, lo posso convertire in, vedete, una decina di altri formati, compreso anche il MOBI, che è il formato per leggere sul Kindle, ma anche il DOC, PDF, TXT, RTF, eccetera. Calibre consente di fare questo. Attenzione, ma noi abbiamo detto che abbiamo bisogno di lavorare sull'analisi del testo e soprattutto non vorrei, se ci sono insegnanti di scuola primaria, che pensaste che questa cosa riguarda solamente gli adulti, perché vista così sembra una cosa complessa. Voi immaginatevi che invece del file di Wallace ci sia Andersen, ci sia il libro di Roald Dahl, ci sia qualsiasi testo, ecco, anche le fiabe per i bambini. Quindi chiudo adesso questa applicazione e vi faccio vedere un'altra cosa. Come faccio a fare l'analisi del testo? Torno sul mio solito browser, che in questo caso è Chrome, scrivo Voyant Tools, che è appunto, chi c'era l'altra volta si ricorderà, c'è una lezione dedicata, diciamo, a questo strumento. Voyant Tools è un software disponibile online, ma anche scaricabile in open source gratuitamente sui propri computer, che consente di fare un'analisi linguistica del testo digitale. Bene, cosa posso fare? Posso caricarlo, a questo punto, il libro. Clicco su carica, vedete, mi va subito nella cartella con tutti i miei file digitali. Clicco la ragazza dai capelli strani, ma vi ricordo, potrebbe esserci anche scritto Pinocchio, qua non importa adesso il tipo di contenuto. La ragazza dai capelli strani, apri, e in qualche secondo, se tutto fila liscio, io adesso sto aprendo, come dire, il più complesso dei software di analisi linguistica, ce ne sono anche di più semplici, ma se tutto va bene, speriamo che faccia il bravo, se non toccherà sceglierne un altro di quei file che comunque ho sul mio computer. Ecco, vedete qua in basso a sinistra mi sta facendo vedere che lo sta caricando. Ecco, è arrivato quasi al 100%. Oddio, è occorso un errore, quindi non gli piace questo file, c'è qualche problema. Adesso nel file EPUB scegliamo, che ne so, questo secondo, Storia di uomini e libri, che è sempre un minimum fax, quindi c'è sempre il social DRM. Aspettiamo, abbiate pazienza, qualche secondo perché finisca di caricarlo. Se siamo più fortunati, stavolta ci fa vedere il risultato. Neanche questa volta. Allora, prendiamone un altro ancora. Vediamo, Percy Jackson racconta gli eroi greci. Questi sono i libri di mia figlia, io sono quasi sicuro che questo deve funzionare perché l'avevamo provato anche con lei. No, non gli piace neanche questo. Niente, anche stamattina ho sbagliato alcune operazioni e non c'è verso di... Proviamo con la rivoluzione francese raccontata da Villari, magari sono troppo... Sono troppo complicati. No, allora, a questo punto il problema è sul file EPUB. Allora, vi devo fare un esempio un po' diverso. Torno su Calibre.
converto un file del quale ho appunto l'autorizzazione, diciamo, con il social DRM, quindi che posso eventualmente anche gestire, lo converto in RTF in questo caso, ok. Ci dovrebbe mettere qualche secondo a convertirlo se tutto va bene. Ecco, infatti, il libro adesso è già convertito. Adesso, invece di averlo in formato EPUB, l'EPUB è un formato HTML, di fatto, vedete, adesso ho un testo in formato Word, diremmo, che è in formato RTF. Bene, lo vado a salvare da qualche parte dove lo trovo subito, perché non vorrei che appunto me lo nasconde troppo lontano. Bene, vado su Voyant Tool, carica, download, la ragazza dai capelli strani, apri. Nella lezione scorsa è andato molto meglio il lavoro su Voyant, è abbastanza complesso, basta naturalmente qualche errore nel file di partenza che poi dopo la piattaforma si blocca, ecco. Ecco, in questo caso ci sta mettendo... Ci sta mettendo troppo. No, io temo che a questo punto dipenda da voi, anche dipenda. Mi dispiace davvero, questo errore purtroppo didattico mio è imprevedibile perché a volte funziona come una scheggia, stavolta sta anche dando proprio dei problemi di connessione. Allora, niente, vado a riaggiornare, vado ad uscire da qui, carica, provo a caricare qualcos'altro, qualche altro esempio a questo punto, vediamo un po', ultima modifica, la ragazza dai capelli strani, no? Documenti, My Digital Edition, qua non ce l'avevamo fatta. Salgari. Salgari è di pubblico dominio, è un'opera più facile ancora da gestire rispetto al social DRM, perché posso manipolarla proprio davvero come voglio. Ma adesso, per farvi l'esempio, se stavolta Voyant deve funzionare per forza, ecco, infatti sta funzionando. Allora, io ho caricato adesso La figlia del corsaro nero di Salgari. Salgari è morto da più di 70 anni, quindi la sua opera è di pubblico dominio. Non c'è il problema del copyright, non c'è neanche il problema del social DRM o del DRM. Di fatto l'ho caricato su Voyant Tool, vedete, in un secondo, in qualche secondo, praticamente mi fa un'analisi del testo dal punto di vista dei termini più utilizzati, la loro frequenza all'interno di alcune porzioni del testo. Posso fare un'analisi sintattica dei termini, del contesto in cui i termini si trovano, che ne so, vi faccio vedere, vi faccio un'esportazione proprio a titolo esemplificativo. Vedete, la parola Morgan ricorre nel testo in questi contesti. E clicco su più e mi fa vedere addirittura proprio tutto il dettaglio descrittivo, per cui riesco a fare un'analisi testuale, linguistica del testo, talmente spinta, insomma, che posso permettermi anche di capire un personaggio come associato ai luoghi, come associato ad altri personaggi, come associato alle città. Tanto per dirvi come si possono visualizzare le città menzionate nel testo, clicco su, non su esporta, ma clicco su strumenti del corpus, e mi faccio una mappa dei posti citati, delle città citate all'interno del romanzo. Ci mette qualche secondo e a questo punto, vedete, ho una mappa che posso anche ingrandire. Con tutti i posti citati nel romanzo. Ok? Questo per farvi vedere il rapporto tra l'analisi linguistica del testo e la comprensione del testo, che naturalmente è un tema che non si risolve solo in questa cosa, in questo software. Però capite quanto è assolutamente necessario, quanto è assolutamente necessario utilizzare le piattaforme digitali, perché ci consentono di fare dei lavori sul testo digitale che sono impensabili sulla carta. Adesso
chiudo anche questo e vi porto a fare l'ultima considerazione. Ho sballato con il tempo perché naturalmente i ritardi mi hanno un po' messo in difficoltà, però secondo me è importante segnalarvi questa cosa. Allora, con il libro protetto da DRM non ci faccio niente, non sono autorizzato a farci niente. Con il libro protetto da social DRM posso fare delle analisi linguistiche avanzatissime, però naturalmente rimane sempre il libro protetto da copyright, quindi non posso riutilizzarlo, modificarlo come mi pare e divulgarlo. Posso farlo solo sul mio computer o al limite dentro la mia classe, contestualmente a quella classe, ma insomma materiale che non può uscire in nessun modo. Però se il libro è non solo libero dal DRM, ma è libero anche dal copyright, come succede ad esempio con i libri dei Wuming. Se io cerco Wuming su Mlol, trovo sei risultati che sono nella sezione, diciamo, prestito commerciale, cioè il prestito, insomma, dei libri commerciali, ma trovo anche 75 risultati dentro la versione, dentro le risorse aperte. Tra le risorse aperte c'è anche un romanzo che riguarda proprio la Rivoluzione francese, ad esempio. Clicco sull'Armata dei Sonnambuli, vedete qua tutta quella roba che c'avevo prima, DRM, eccetera, non compare neanche più, compare la licenza con cui gli autori mi concedono dei diritti e se ne riservano solo alcuni. Bene, scarico il libro. Questo lo potreste trovare liberamente su internet senza passare da Mlol, naturalmente, però adesso io ve lo faccio vedere passando da Mlol. Scarico il file, vedete qua sulla sinistra, il file è già direttamente scaricato sul mio computer. Per cui cosa faccio? Sono ostinato e provo ad aprirlo con Voyant Tools. Quindi riapro Voyant Tools. Sono ostinato, a questo punto carico il file senza alcuna limitazione perché non ci sono limitazioni. Adesso, a parte qualche errore tecnico che potrebbe ripresentarsi, però gli autori non mettono sul file digitale, non mettono alcun tipo di lucchetto, ma in più mi dicono che rinunciano a alcuni diritti di proprietà, per cui io posso divulgarlo liberamente. Vedete, stavolta l'EPUB bene, ha funzionato bene, quindi questo almeno mi sincera che non avevo sbagliato del tutto a preparare questa lezione. Purtroppo sono imprevedibili alcuni errori. Ok, vedete, ho in una frazione di in qualche secondo, insomma, caricato il libro su una piattaforma che mi consente di analizzare il romanzo dei Wuming sulla Rivoluzione francese a partire da 30 punti di vista diversi, che sono elencati in queste funzionalità che troviamo appunto su ogni finestra che noi abbiamo qua a disposizione. Ripeto, per chi volesse diffondere volesse non diffondere, volesse approfondire il discorso di Voyant Tools, può riascoltarsi la lezione dell'ultima lezione che abbiamo fatto, che verrà messa in video su YouTube. Spero molto molto presto. E con questo io stoppo la presentazione e torno in classe e vi chiedo davvero scusa per il ritardo, ma non potevo immaginare che mi sarebbero sorti dei problemi su dei file con social DRM, purtroppo. Spero di non avervi addormentato innanzitutto e poi se avete domande, eccomi qua a vostra disposizione. Grazie Tommaso, è stato veramente interessante. Sono molto Grazie. contenta che non me lo sono persa oggi, Grazie. che ho rischiato di perdere. Poi ci torneremo su questi argomenti quando Bene. li riprenderemo con le classi, no? Adesso speriamo che la prossima settimana mettano le registrazioni su YouTube, così ce le possiamo anche guardare con calma, vedere le cose che ci sono sfuggite, perché insomma sono tante. Era denso di contenuti, quindi Sì. possiamo ritornare. Va bene. Bene. Ciao a tutti. Se avete bisogno dell'attestato, allora mandatemi, vi ho corretto l'indirizzo, eh?
Speriamo presto di avere anche un indirizzo email con periferia digitale, così è anche più semplice.